Cari amici, buongiorno, benvenuti alla zuppa di porro di questa mattina. Sembra una storia da Blues Brothers più che una storia da politica seria, quella che sta avvenendo. E quindi prima vediamo Salvini con Di Maio, poi Di Maio con il PD, poi vediamo il PD che non ci sta, la direzione che si disunisce e poi si riunisce. E poi vediamo Salvini che ci riprova di nuovo con Di Maio. Insomma, è una storia veramente incredibile. E quindi su questa storia incredibile non so se fa ancora la pena di commentare sul trick e track della politica italiana. Insomma, quest'idea che Salvini oggi rimetta in discussione la possibilità di fare un governo di qualche mese con Di Maio mi sembra veramente incredibile. Andiamo e su altre cose, diciamo, ridicole di oggi. Una di queste è il presidente dell'Asso Lombarda. Non che lui sia ridicolo, è ridicola la situazione in cui si trova, ovviamente. Si chiama Bonomi, c'è un'impresa da un paio di milioni di euro di fatturato e pontifica sulla, dalla più importante, quella che resta, di una delle più importanti, aziende, come si dice, associazioni imprenditoriali italiane, sulla carta, nella realtà molti se ne sono già usciti, le cose le fanno fuori dalla Confindustria. Beh, che cosa fa? Dice, impensate un po' voi, un'intervista a mezza pagina del Corriere della Sera, qual è la notiziona che ci fa? Beh, bisogna pensare che la priorità è il lavoro. Grazie Bonomi, numero uno. Sai che non ci aveva pensato nessuno a questa cosa? L'ho sentita dire che la priorità è il lavoro ai lavoratori, ai disoccupati, ai politici, ai giornalisti. Insomma, se uno deve dire una cagata, una cosa scontata, cosa dice? La priorità è il lavoro. No, pensavo che la priorità fosse il campo da golf di Monza, oppure la priorità fosse le camicie di Nicola Porro. Grazie al cavolo che quella è la priorità. Molto interessante invece quello che sta succedendo purtroppo al funerale della mamma di Pamela, perché mentre questa poveraccia è stata uccisa brutalmente e il suo corpo sezionato e violentata, non si riesce ancora a capire chi sia stato, cioè si brancola nel buio, va bene? Si brancola nel buio e oggi, come nota bene Buccini sul Corriere della Sera, quando si vede che la mamma di Pamela esce dal funerale con un mazzo di fiori bianchi con la firma di Traini, cognome e nome, cioè quello che si è permesso di sparare un po' all'impazzata, anzi scegliendo il colore della pelle a Macerata. Beh, Buccini dice: fa tristezza questa situazione. È ovvio che faccia tristezza, ma la cosa sostanziale che dice Buccini: ma lo Stato, la sinistra, le manifestazioni, dove cacchio erano nei confronti della signora Pamela? Avevano fatto quelle minchiate di manifestazioni contro il razzismo a Macerata, ma qua invece di fare le minchiate del antirazziste a Macerata, perché non vi occupate del fatto che c'è una mamma che ha perso una figlia sezionata e uccisa come è avvenuto a Pamela? Perché non ve ne occupate? Ciao Francesca, buongiorno da Carrara, ciao anche a Marisa, insomma tanti di voi che si stanno collegando ora. Questioni finanziarie importanti, ne ho scritto anche oggi sul giornale, ma non è questo quello che conta, tra poco lo vedrete sul sito nicolaporro.it, shalom Sandra, è il fondo americano che conquista TIM. Tutti contenti? Beh, la tristezza di questo paese è che una delle più importanti società di telecomunicazioni italiane, 17 miliardi di fatturato, l'avevo scritta qua ieri perché ho scritto il pezzo, vi dico quanto è il fatturato esattamente, è 19 miliardi di ricavi e 8,4 miliardi di margine lordo, beh insomma se la contendono francesi, americani, spagnoli, insomma se la contendono tutti perché quando ce l'ha avuta in mano un italiano come Tronchetti gli hanno fatto un mazzo. Così, proprio perché Tronchetti voleva evitare che si separasse la rete da Telecom, cosa che invece oggi si dà per scontata, anche se Fontana Rosa oggi su Repubblica ci spiega che sarà molto difficile togliere a Telecom la rete di Idoppini, che sono il suo scheletro, così ci hanno raccontato nel passato. Difatti, abbandonata da tutti, ora si scandalizzano, dice qualcuno. Bonjour, Françoise, e andiamo avanti. La cosa che oggi forse più mi ha appassionato
Riguarda Mi trovo a casa. E la cosa che più mi ha appassionato oggi è il Nobel 2018 per la letteratura che è saltato. Tutti quanti i giornali, i telegiornali, i siti vi raccontano che questo è avvenuto per molesti e scandali sessuali. Poi andate a leggere esattamente quello che è successo. Un cretino con i capelli lunghi e sporchi è fidanzato ed è il marito, fa il fotografo, sai che è fotografo, è il marito di una giurata dell'Accademia. E avrebbe molestato una ventina di persone. Una gli mette una gamba, c'è una testimonianza oggi sul Corriere della Sera, gli mette una mano sulla gamba e questa scandalizzata gli dà uno schiaffo. Adesso, insomma, tutte molestie, mano sulla gamba e quella gli dà lo schiaffo. Vabbè, diciamo che sono tutte molestie, certamente non sarà stato un gentleman. Ma io mi chiedo, se uno molesta, se il fidanzato di una giurata molesta delle persone, perché non assegnano il premio Nobel alla letteratura? Cioè, qualcuno di voi si spiega, cioè la coglionaggine globale può essere arrivata al fatto che il fidanzato di una giurata molesta qualcuno, anche qualche reale, e per questo motivo non si assegna il premio Nobel? Ragazzi, non è questo il motivo, non è questo il motivo per il quale non hanno dato il Nobel nel 2018, cosa che veramente possiamo ben, come dice bene Gnocchi oggi sul giornale, possiamo anche fregarci altamente. Insomma, i Nobel, grazie al cielo, nella letteratura, dati a Bob Dylan, a Fo, hanno reso ancora più ridicolo un premio che è ridicolo, che non è riuscito mai ad arrivare ai grandi della letteratura. Per esempio, Rotte non ha mai avuto un premio Nobel, Claudio Magris dice Gnocchi non ha mai avuto un premio Nobel, altro che Fo. Ma comunque, fatta questa parentesi, perché non hanno dato il Nobel nel 2018? Dice, forse lo diamo nel 2019, quello del 2018 e quello del 2019. In questa gigantesca farsa di questo paese che fa il fenomeno come la Svezia, sapete che cos'è successo? Non che il fidanzato di una signora giurata ha toccato il culo a qualche sua amica, ma che si vendevano i nomi del Nobel prima che venissero annunciati. Questo è il punto. Avete capito? Cioè, è il trick and track della corruzione che ci vorrebbe, che ci rompono le balle a noi italiani, il paese più corretto del mondo. Questi, l'unica cosa che c'hanno, oltre a IKEA, è il Nobel, se lo vendevano! Cioè, vendevano i nomi agli scommettitori che così facevano i quattrini prima della proclamazione del premio Nobel. Ma avete capito? Questo è il tema, non un porcone che è il fidanzato di uno all'interno. Gli stessi all'interno prendevano soldi, prendevano mazzette, davano i nomi agli scommettitori. Io la trovo una cosa straordinaria perché mi fa godere come in realtà noi, se tutto il mondo paese, questo ovviamente mi fa godere perché toglie quella tipicità italiana o latina o mediterranea, no? Perché questi se vendono il premio Nobel pagato con i soldi di uno che poi più tutto sommato, che cosa ha inventato? La polvere da sparo. In questa grande, gigantesca bolla di ipocrisia, sui giornali di tutto il mondo, che cosa raccontiamo? Che il problema è MeToo, lo scandalo sessuale. Ah, secondo voi lo scandalo sessuale è il fidanzato di una giurata e non il fatto che i giurati si vendessero il loro. E quindi questi che sono dei paracuri hanno giocato sulla sessualità, ma la verità è totalmente un'altra. Va bene? Sul premio Nobel, bella il pezzo della Maraini oggi, che, sul fatto che non fa altro che raccontare questo aspetto, cioè il fatto che si vendevano i premi Nobel. È fantastico. Parliamo di cose molto molto serie, e cioè del vestito di Meghan, che io praticamente non so chi sia, ma deve essere la futura moglie di uno dei principi d'Inghilterra, che sapete benissimo chi è, sto facendo il paraculo. Ma perché ve le racconto? Perché questa è l'apertura dei giornali inglesi, il Daily Mail ci spiega, loro, noi abbiamo ancora Di Maio, Salvini, e loro invece, sapete che cosa ci spiegano? Che costerà 100.000 dollari, scusatemi, pounds, il vestito della principessa democratica. Democratica de che? Comunque lo fanno, scopriamo, degli stilisti inglesi. Argentina, ne parlano tutti, è un popolo a noi vicino, non fosse altro perché noi abbiamo molti migranti in Argentina e sono molto. Porro, Nobel inventò la dinamite. Ecco, va bene, Nobel inventò la dinamite, ho detto la polvere da sparo, ma era la dinamite. Mi scuso, il Nobel è una presa in giro totale. Vabbè, Margherita che si congratula. Andiamo avanti sull'Argentina, in cui la cura Macri, evidentemente, fino ad ora non è servita perché l'inflazione supera il 30% e rischia di sottovalutarsi ancora il peso. Che altro c'ho? L'ultima cosa che mi fa ridere: titolo del Fatto, l'Europa boccia la TAP. In realtà non ha bocciato la TAP, i grillini possono stare sereni, hanno fatto un ordine del giorno non vincolante, per cui si boccia il finanziamento eventuale che la BEI darebbe la
alla TAP. Contenti voi, contenti tutti. Facciamoci governare dall'Europa che decide che quel finanziamento non è giusto, cioè godiamo noi italiani che la BEI non finanzi un'importante infrastruttura che invece di passare dalla Germania, invece di passare dalla Francia, invece di far passare dalla Grecia, invece scusate, dalla Grecia, dalla Polonia, invece di passare dal nord, fa venire il gas dal sud e noi godiamo. Noi siamo dei coglioni se un paese come il nostro può godere e può fare una mozione perché la TAP non abbia un finanziamento della BEI per far arrivare il gas nel lato sud dell'Europa perché non dipenda dal nord, vuol dire che possiamo, sapete cosa fare? Tavazzi, boom, darci una bella martellata sulle balle. Tra l'altro questa relazione è stata votata contro anche da esponenti di Forza Italia, complimenti, e del Partito Democratico, complimenti. Dicono che in realtà hanno votato contro la relazione complessiva sulla BEI, ma è quello che conta è che oggi Il Fatto cita e titola "L'Europa boccia la TAP". Non è vero, ma è un bel segnale quello degli italiani che si danno da fare per darsi la zappa sui piedi che mi è sempre affascinato. E viva i Nobel alla letteratura! Con questo vi saluto, vi dico di condividere questa zuppa se vi piace, ho un pezzo bellissimo di Antonio Martino sui dazi che tra poco metterò sul mio sito. Ciao!